Un progetto significativo che sta per trovare la sua attuazione a Lumezzane è l'allargamento di via Arruca, la strada che porta alla zona industriale. Ne parliamo con l'assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive del comune di Lumezzane, Claudio Gnutti. Un'opera fondamentale, un'opera importante e prima di spiegarvela brevemente tengo a ringraziare i referenti dell'industriale, tutti gli industriali che hanno partecipato con le sponsorizzazioni al poter arrivare alla realizzazione, quindi all'inizio di quest'opera. Questo per far capire l'importanza che aveva quest'opera, che è di accesso, l'unico accesso alla zona industriale, quanto era importante per i nostri industriali, quanto era importante per le nostre aziende che hanno messo dei soldi per intervenire con questo allargamento. Praticamente un'opera di continuità, perché ricordo che era già stata fatta un allargamento sotto per quanto riguarda il tornante, si va in continuità con quest'opera andando ad acquisire delle aree private. Fatto questo, poi andremo a demolirlo e andremo a fare questo allargamento che permetterà, soprattutto ai mezzi pesanti, di poter entrare ed uscire dalla zona industriale senza più doversi fermare all'incrocio dell'uno con l'altro, perché gli permetteremo di avere una carreggiata adeguata e quindi potranno salire in sicurezza e senza più particolari problemi. Un'opera onerosa, un'opera importante, un'opera che non era nei programmi di questa amministrazione, ma che questa amministrazione e io stesso insieme, ricordo ancora i referenti di categoria, ma soprattutto i referenti della zona industriale di Lumezzane, si è voluta, si è spinti per arrivare a farla e a evidenza di quanto l'amministrazione ci crede, ancora nel Consiglio Comunale di giugno l'amministrazione aveva messo a disposizione le risorse per far partire quest'opera. Ora nel Consiglio Comunale di novembre andremo a definire la quadra a livello economico e poi nei mesi successivi potremo procedere con l'acquisizione delle aree, quindi procedere con l'opera e con i lavori.